Bene, ehm, cerchiamo di coprire adesso gli ultimi eh, eh, argomenti che riguardano il campo della fatica e vediamo se ci riusciamo in questa lezione riservando la prossima sostanzialmente allo svolgimento di qualche esercizio. Cos'è che mancava? Allora, manca la trattazione innanzitutto dell'argomento il cui titolo possiamo adesso vedere sullo schermo, e cioè l'effetto del gradiente. L'effetto del gradiente, che mh, per quanto riguarda la prima parte di ciò che mi accingo a svolgere eh, sarà in realtà l'effetto scala, consiste in un fenomeno che si manifesta in un modo che è decisamente più facile illustrare con l'aiuto di, di un diagramma. Vediamo un po' insieme. Eh. Eccolo qua. Allora, cerchiamo di capire questo diagramma che cosa vuol dire. Allora, dunque. È chiaro che se uno non spiega la logica di costruzione di un diagramma, i diagrammi sono un coacervo di righe non meglio specificate. Allora, immaginiamo di eseguire numerose prove di fatica e in particolare, volendo noi semplificarci la vita e anche diminuire i costi, immaginiamo di fare delle prove soltanto con sigma medio uguale a zero. Quindi qui in ordinate vediamo dei sigma d che sono dei limiti di fatica. Ora per brevità di indici, per evitare di avere degli indici che si sarebbero allungati a dismisura, io qui ho scritto semplicemente sigma d. Se volessimo usare la simbologia usata per lo più fino a poco fa, avrei dovuto dire sigma d con meno 1, rapporto delle tensioni, perché si tratta di casi di tensione alternata, cioè sigma media uguale a 0, rapporto fra tensione minima e tensione massima uguale a meno 1, ma insomma non sempre si può usare un insieme di indici completi e così ho fatto questa volta. Le prove standard che vengono eseguite sulle macchine per quanto riguarda la flessione, per esempio le prove, le prove di flessione rotante, ma anche su provini eh, destinati a un trattamento diverso, sono eh, eseguite, l'avevo detto, con diametri di barra, visto che qui si tratta poi di barre, ehm, che hanno un diametro variabile fra gli 8 e i 12 mm e in particolare il diametro di riferimento è stato preso qui 10 mm. Allora, in ordinate si sono rappresentati non i limiti di fatica, ma si è rappresentato il rapporto, infatti qui c'è una frazione, fra, numeratore, il limite di fatica del provino che stiamo considerando, e a denominatore, come riferimento, come fattore adimensionalizzante, il limite di fatica del provino che abbia esattamente diametro uguale a 10. Si capisce allora bene che cosa ho fatto se guardo le ascisse. In ascisse vedo dei diametri di millimetri. Allora abbiamo il diametro 10, ma sono state eseguite anche prove con diametro metà, diametro 5, oppure con diametri invece più grandi, eh, da 10 fino a 100. Ebbene, se si eseguono prove o di flessione, e questa è una classica curva presente sui testi, o dovuta al ricercatore tedesco Leer, oppure delle prove di torsione, e questa è una classica curva sempre presente sui testi, dovuta al ricercatore sempre tedesco Bautz, ebbene, si ottengono delle curve discendenti, cioè questo naturalmente mh, non ci dice che materiale era, ma per gli, acciai, per gli acciai da costruzione viene sempre fuori che il rapporto per lo stesso materiale fra il limite di fatica ottenuto con diametro qualsiasi e il limite di fatica ottenuto con un provino di diametro 10 ha un andamento discendente. Ovviamente per come è costruito questo eh, diagramma il valore del rapporto eh, per diametro uguale a 10 è, non è nient'altro che. Una tensione limite per se stessa, perché è il diametro 10, e quindi il valore qui vale 1, eh, come si vede. Eh, però invece all'aumentare all del diametro il limite di fatica scende. Eh. Ecco, quindi eh, eh, abbiamo questo, questo andamento di questo genere. Le condizioni di resistenza a fatica eh, peggiorano. Eh, come mai? In effetti è un fenomeno strano ed è un fenomeno. Che evidentemente deve aver lasciato perplessi i primi ricercatori che l'hanno trovato, tant'è che gli hanno dato un nome che di tecnico ha ben poco, si chiama effetto scala, che è un modo diverso per dire effetto delle dimensioni. Un'altra cosa che possiamo osservare su questo diagramma, che è più ricco di quanto non sembri, ritorniamo al diagramma, è questa: se noi eseguiamo prove di trazione e compressione. Ebbene, otteniamo dei punti sperimentali che qui non sono stati riportati come tali, che stanno tutti quanti a questa quota, circa grosso modo il 65-75% del limite di fatica ottenuto in flessione, in flessione rotante usualmente, con diametro 10. Quindi la trazione e compressione sembra per lo stesso materiale stabilmente più basso come risultato di limite di fatica del eh, risultato che si otterrebbe sullo stesso materiale, addirittura con lo stesso diametro, sempre 10, ma in una prova di flessione rotante. Bene, eh, questo a prima vista sembra non avere proprio niente a che fare con il fenomeno visto prima. La spiegazione in realtà in seguito è stata trovata. E eccola qua. La trazione e compressione è caratterizzata da un andamento delle tensioni costante. La flessione è caratterizzata da un andamento discendente, intendo dire che se noi mh, diagrammiamo il punto di asse neutro di flessione, l'estradosso l'estradosso del provino, cioè il, il lembo superiore e qui il lembo inferiore, sulla sezione, ehm, eh, sull'altezza della sezione eh, la tensione di trazione dovuta alla flessione ha questo andamento, un andamento discendente passa da, da un massimo a zero e poi va a un minimo, cosa che non capita in questo caso dove le tensioni sono uguali dappertutto. Siccome in seguito io qui i ragionamenti che mi accingo a fare li estenderò a tutti i casi in cui ci sia un gradiente e allora invece di disegnare soltanto eh, l'andamento della flessione, disegno qui accanto anche il diagramma in cui eh, si abbia un andamento variabile perché è Oltre alla flessione avrei potuto fare anche una prova di trazione, eh? ma insomma, oltre alla flessione si è presente anche un intaglio. Allora, invece di avere il solito diagramma caratteristico dell'ipotesi di Eulero delle travi inflesse, abbiamo un diagramma un po' più complicato perché ha l'andamento di base, eh, rettilineo, si sovrappone in vicinanza dell'intaglio, che qui immaginiamo essere per esempio uno spallamento, eh, immaginiamo di, di, di avere un... un, un un innalzamento locale della tensione che porta a una tensione massima che io appunto per ricordarmelo ho chiamato sigma, eh, si tratta di una tensione di fatica in questo caso, quindi sigma alternata massima locale, mentre qui ho parlato di sigma alternata massima di flessione della classica formula di Eulero. Ebbene, l'effetto scala è in effetti dovuto a un, al, al gradiente, infatti succede questo. L'incubazione di Cricca, questo secondo una teoria del volume elementare che risale a, a cavallo della guerra poco dopo la guerra e che è, così come la formulo io, dovuta sostanzialmente alla scuola tedesca eh, quindi, e, e in particolare quella di Neuber. Ebbene, ci dice che per l'incubazione di crica occorre avere un volume elementare, un volume caratteristico della, diciamo, della granulometria cristallina eh, del materiale. Quindi ogni materiale avrà una sua dimensione cristallina media e quindi avrà un, questo volume elementare diverso. Ebbene, traccia del, delle dimensioni di questo volume elementare si può avere considerando una profondità che vada dall'estremo del provino fino fino a una certa profondità che io chiamo P. Eh. Allora, se conta ciò che capita in questo volume, mediamente non conterà né la tensione massima né la tensione minima, ma conterà la tensione media della quale io in questa immagine ho voluto mantenere traccia con questa linea verde. Quindi conta il valore della tensione a questo livello. Naturalmente eh, questo è vero. Qualsiasi sia la forma del gradiente, allora anche nel caso di effetto d'intaglio io qui avrò una tensione eh, efficace, eh, perché la, questa tensione media sulla profondità P poi è la tensione efficace ai fini della fatica, che è per indicare meglio io chiamo sigma A efficace. Ecco. Quindi non conta la tensione massima, ma conta la sigma A efficace. Allora si vede molto bene, qui si vede meno bene, qui si vede meglio. Se si ha una certa profondità P, che poi bisognerà determinare in realtà sperimentalmente, c'è una bella differenza fra considerare, per esempio, questo valore massimo eh, e il valore efficace. Fra i due c'è una differenza consistente. Se noi prendiamo il caso che poi tutto sommato ci interesserà di più, che è il caso in cui si abbia l'intaglio. Eh, anche se il fenomeno si è manifestato senza intaglio, come si è visto prima nelle curve di Lehr e nelle curve di Bautz, allora noi potremmo dare delle definizioni. Allora, noi diciamo: guardate, eh, lungo la profondità noi potremmo dire la tensione nella profondità diciamo, del volume elementare, varia da una tensione minima a una tensione massima, e varia di un delta sigma. Um, Nell'ambito delle dispersioni sperimentali, noi possiamo definire una specie di derivata locale, che è poi in realtà un rapporto incre incrementale um, piuttosto grossolano. E noi diciamo che confondiamo la derivata della curva d sigma su d y, cioè la variazione della tensione al variare dell'altezza y lungo l'altezza della sezione, la confondiamo semplicemente con delta sigma, la variazione di, di tensione sull'altezza p, riferita a p stesso. Quindi definiamo grossolanamente come rapporto incrementale una specie di derivata locale. Allora, va subito considerato che se noi vogliamo stabilire quanto vale la eh, tensione efficace... Eh, questo tratto verde. Questo lo possiamo sempre ottenere partendo dalla tensione massima, che sia sigma locale o che sia sigma massima di flessione, non importa. E sottraendo che cosa? Sottraendo la discesa che si ha in un mezzo P, la quale nient'altro sarà che la derivata, anche se calcolata nella maniera grossolana che ho detto prima, per l'altezza per un mezzo P. Ecco allora che andiamo alla formula seguente: la sigma in questo caso locale perché sto facendo riferimento all'effetto di intaglio. La sigma eh, efficace, l'indice A sta a ricordarci che io in realtà sto usando delle tensioni che poi nel tempo varieranno, ma insomma, la sigma efficace non è la sigma massima, ma è la sigma massima meno, come dicevo prima, de sigma su da y per π mezzi. Ecco allora che noi possiamo elaborare ulteriormente questa formula. E possiamo quindi dividere ambo i membri per sigma massima. Vedete che qui io non ho più, intenzionalmente, non ho più messo l'apice loc locale, perché sto a indicare che questo ragionamento vale sia che si tratti di una tensione locale, sia che si tratti eh, di una tensione massima, per esempio, di flessione. Allora, per dare una certa generalità, ho scritto sigma a efficace fratto sigma a massima. Eh, uno potrebbe dire, ma allora lo stesso ragionamento vale quando non si tratta di tensioni alternate, ma si tratti semplicemente di eh, tensioni anche statiche. È vero, soltanto che in quel caso la cosa non ha utilità, mentre ha utilità quando si parla di tensioni di fatica. Ecco perché sono affezionato a questo pedice A eh, alternata. Va bene, allora la formula diventa sigma efficace diviso sigma massima uguale 1 meno P mezzi d sigma su d y per uno su sigma massima, perché ho diviso tutto per sigma massima. Questo, questo gruppo, questo prodotto di due frazioni, cioè la derivata riferita al valore massimo, viene chiamato, visto che de sigma su de y è il gradiente, questo si chiama gradiente relativo e nella trattazione di Siebel e Stiller viene indicato con il, la lettera greca chi. Quindi la formula si semplifica e si ha che la sigma efficace, guardiamo un attimo questa formula, vale sigma massima per parentesi 1 meno p mezzi moltiplicato chi. Ora, qual è il ragionamento, infatti, eh, ecco no, infatti non ancora, questo arriviamo dopo. Allora, quello che noi dobbiamo dire è che quando noi eseguiamo una prova di rottura per fatica in un caso dove il gradiente non ci sia, come capita nel caso della trazione e compressione, la sigma alternata TC, che sia massimo o che sia efficace, è sempre la stessa cosa, no? perché il perché gradiente non c'è. Allora il discorso che si fa è questo. Nel caso di una prova di fatica per trazione e compressione, la rottura si ha quando la tensione applicata raggiunge un valore limite caratteristico del materiale uguale a sigma D. Quindi, in termini algebrici, quando la sigma alternata di trazione e compressione e quindi costante, o costante ovunque, è uguale a sigma d. Quando si abbia un gradiente, la rottura avviene non quando la sigma massima è uguale a sigma d, ma quando la sigma è efficace è uguale a sigma d. E c'è ragione di credere sperimentalmente che sia lo stesso sigma d, caratteristico del materiale, che si trova in trazione e compressione. Conclusione. La sigma d è la tensione eh, di rottura che produce la rottura per fatica quando o nella trazione e compressione si raggiunga quel livello di tensione, quindi sigma A, T, C uguale a sigma D, oppure in un caso con gradiente quando si è l'efficace ad, ad aver raggiunto sigma D. Ecco, ecco questo il motivo per cui le, in termini di sigma massima, nelle prove di flessione rotante, viene fuori un sigma D più alto, è perché a pari sigma efficace uguale a sigma d la sigma massima è maggiore, per cui riportando noi sul diagramma la sigma massima troviamo dei valori più alti. E siccome i provini eh, hanno tipicamente diametro 10 mm, viene fuori che tra la tensione efficace, eh, anzi tra la tensione massima. Eh, nel provino di flessione e la tensione massima che coincide con l'efficacia, ma nel provino di trazione c'è sempre quel famoso rapporto 0,7, per cui apparentemente i provini con gradiente sembra che resistano di più. Resistono di più semplicemente perché noi mettiamo sulle ordinate il numero sbagliato. Eh? sbagliato insomma è il numero che ci è venuto in mente fino a quel momento lì fino a quando non conoscevamo questo fenomeno è il numero fra l'altro più facile da calcolare perché proviene dalla, da, da formule semplici della scienza delle costruzioni della, della resistenza dei materiali di quello che volete a seconda della nazione in cui abitate insomma eh, è il numero che non rappresenta la realtà del fenomeno fisico ecco fatto allora voglio accennare qui anche se il nucleo del discorso che io volevo fare, in realtà a quel punto è già bello che esaurito, voglio far vedere come le formule vengono, anzi, do un'indicazione in realtà, perché poi dovrò cambiare qualcosa, su come le formule vengono alterate e come poi ce le troviamo in letteratura tecnica. Allora, eh, noi sappiamo che se P mezzi per chi è un numero piccolo, è senz'altro vero che 1-P mezzi per chi è come dire dire 1 fratto 1 più p pi mezzi per chi. Questa a dire la verità è vero rigorosamente, anzi rigorosamente, è vero decentemente quando p mezzi per chi in rapporto all'unità non eccede a 0,1. Eh, è quasi sempre vero anche nel nostro caso perché i p mezzi è piuttosto piccolo. Eh? Comunque si tratta di una formula che poi io cambierò. Allora, poi... Per come è stata evoluta la teoria eh, dagli studiosi nella forma che noi troviamo, è bene. invece di trovarci questa frazione, che tutto sommato è molto semplice, io l'ho usata semplice, per una deduzione così svelta, eh, troviamo una formula più elaborata. E quindi diciamo che la tensione efficace viene ottenuta prendendo la sigma massima e moltiplicandola sì per una frazione, ma a denominatore facciamo comparire 1 più la radice quadrata di un prodotto, ρ asterisco. Per chi, dove chi è il gradiente relativo e rho asterisco è un parametro caratteristico del materiale che ha dimensioni millimetri, e che, mentre chi ha dimensioni millimetri alla meno 1, e che in qualche modo è legato alla dimensione di questo volume elementare, che a sua volta è legato alla dimensione media tipica dei grani cristallini. Ebbene, questo eh, fattore. Eh, anzi, il fattore a denominatore viene ehm, chiamato mh, delta, e quindi o viene usata la formula in questo modo, oppure, come capita più spesso nell'uso pratico a livello del progettista, eh, la tensione efficace diviso la tensione massima si trovano già diagrammate nel rapporto 1 su delta, dove delta è un parametro che si può trovare nel seguente modo ecco nel ehm, modo qual è c'è qualcuno che interpolando dati sperimentali ci dà dei diagrammi in cui abbiamo in ascissa il gradiente relativo ehm, poi abbiamo in ordinate delta che evidentemente è un fattore di riduzione no perché infatti torniamo un attimo indietro eh, serve eh, 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 per, eh, cosa, cosa fa, F ci fornisce la sigma efficace dividendo la sigma massima, quindi evidentemente è un fattore di riduzione. E poi, eh, siccome il rapporto che c'è fra delta e chi dipende in realtà da quel famoso Rho asterisco che è un parametro che tiene conto di come metallograficamente è troveremmo il materiale se facessimo un'indagine metallografica? Ebbene, allora per materiali diversi abbiamo delle curve di dipendenza differenti e i materiali vengono differenziati come? Ecco, nel caso degli acciai, perché questo diagramma si riferisce soltanto agli acciai, abbiamo diversi RE, eh? Eh, limiti di eh, proporzionalità che siano poi RH o RP02, abbiamo diversi RE, ecco, forse poi nell'esercizio che faremo in seguito magari lo useremo, anzi lo useremo senz'altro e sarà forse più chiaro. Questo diagramma è quanto si trova codificato, non in un trattato teorico, ma nelle direttive 2226 del Verein Deutsche Ingenieure, cioè dell'Unione degli Ingegneri Tedeschi, eh, quando si abbiano degli intagli di dimensioni molto piccole e quindi dei gradienti molto elevati, dei gradienti in particolare eh, relativi che danno un chi maggiore di 10, eh, per tenere conto del fatto che con gradienti di quell'entità eh, il fenomeno subisce una discontinuità, perché il gradiente si esaurisce completamente all'interno della dimensione cristallina, allora si assume chi uguale a 10. Eh, altrimenti si avrebbero in effetti con intagli molto piccoli dei benefici di calcolo del tutto irragionevoli e non giustificati dalla pratica. Nel caso della flessione, le formule poi si semplificano ulteriormente perché, come ciascuno di voi potrà verificare facilmente, de sigma su DH, in realtà è la sigma massima su H, mezzi, per cui il gradiente relativo diventa 2 su H. E quindi è tutto facile. In realtà allora io di effetto d'intaglio intaglio ho già parlato. Eh, non occorrerebbe dire altro. E allora, perché lo dico? Lo dico per dare quelle poche formule in più che servono per poter eseguire i calcoli con questa teoria. E ritorniamo sulle immagini. E allora, ecco, questa è una figura di promemoria. Io ho fatto sempre il caso. Allora, eh, questa è una figura che forse avrei potuto, anzi, ho già mostrato prima, quando ho parlato di fattori di forma. Questi sono i diagrammi che si hanno, attrazione o a flessione con tensioni nominali. E poi questi sono i diagrammi effettivi con i loro bravi picchi, che come ricorderete si calcolano moltiplicando la tensione nominale per il fattore di forma α con K. Bene, ecco. Questa è un'altra figura che ci ricorda che per, proprio per il motivo che ho detto prima, quindi la spiegazione io l'ho già data, se noi prendiamo, eh, questo fatta, eh, questa figura l'ho riportata, per far vedere che cosa è capitato ai primi ricercatori quando hanno fatto un'indagine su cosa capitava comparativamente tra un provino non intagliato e un provino intagliato. Allora è chiaro che il paragone va fatto prendendo un provino non intagliato e un provino intagliato quindi con una gola, di di una gola, un raccordo fatto in questo modo, ma in modo che il diametro minimo sia uguale nei due casi, in modo che nella sezione più sollecitata si abbia nei due casi, avendo la stessa sollecitazione, la stessa tensione media, la stessa tensione nominale. Ebbene, cosa ci eh, aspettiamo? Che se nel primo caso noi mettiamo in ordinate, trattandosi di un caso... Eh, 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 diciamo di trazione qui abbiamo una tensione costante se nel primo caso mettiamo la tensione nominale che è la tensione alternata uguale dappertutto nel secondo caso invece c'è il gradiente allora mettiamo la tensione massima attenzione non ancora l'efficace scopriamo che invece di trovare come ci saremmo aspettati un limite di fatica uguale cioè Sigma D del provino Ni non intagliato è questa, Beh, non lo andiamo a riportare anche qua sotto. Non troviamo una curva di fatica che ha come asintoto questo valore, ma troviamo una curva che ha come asintoto una curva più alta. Perché? Perché ci siamo riferiti a una tensione, ma invece in realtà quella che conta è una tensione efficace. Quindi la sollecitazione che noi effettivamente stiamo applicando al provino è più alta. Se noi insistiamo nell'applicare la tensione massima, troveremo inversamente un limite di fatica più alto perché ci siamo riferiti alla grandezza sbagliata. Se ci fossimo riferiti alla grandezza efficace avremmo esattamente ritrovato la stessa curva di prima. Eh? Ho rifatto, diciamo, a parole una spiegazione che è identica alla spiegazione che vi ho dato prima. Bene? Ecco. A titolo di, di promemoria, proprio per chiarire queste cose, la ripeto qui, no? Il discorso che ho già fatto, la sigma massima alfa K la sigma nominale, troviamo che il limite eh, di fatica di provino intagliato nelle condizioni dette è più grande di quello del provino non intagliato, eh, facciamo dei passaggi di questo genere, la sigma efficace è la sigma massima, eh, che poi è la nominale, per alfa K diviso delta perché conta il gradiente, delta l'ho già definito prima. Eh, la sigma efficace. Ehm, va paragonata a rottura a sigma d del provino non intagliato, perché è lei, in effetti, che va paragonata con la caratteristica del materiale, ma allora è come paragonare alfa αk delta sigma nominale eh, con la sigma di fatica tipica del materiale. Quindi questo numero calcolato a questo numero sperimentale. E quindi, e quindi noi diciamo che la rottura si ha quando alfa αk su delta sigma a nominale uguale a sigma d del provino, non intagliato e allora scopriamo che nella fatica ecco perché ho rifatto questa spiegazione perché devo definire qualche cosa alfa k diviso delta quindi un numero più piccolo di alfa k perché delta è maggiore di 1 è un nuovo numero che noi chiamiamo usualmente perlomeno nella tradizione tedesca chiamiamo usualmente beta e quindi siccome delta è sempre maggiore di 1 noi troviamo che la sigma nominale quando c'è il gradiente, e nell'effetto di intaglio c'è sempre, va moltiplicata non per alfa, ma per beta, dove beta è un numero che è più piccolo di alfa, ma sempre maggiore di 1, quindi è compreso fra 1 e alfa. Questo beta si chiama fattore di riduzione di resistenza fatica, secondo la nomenclatura della Uni 3964, fin dal 1985 perlomeno, più tradizionalmente viene brevemente chiamato coefficiente di intaglio o coefficiente di intaglio a fatica. Per poter eh, fare questi calcoli, eh, per poter ottenere il beta o per poter ottenere il delta, eh, occorre sapere chi. Eh, allora, nel caso di eh, situazioni con intaglio, il chi si ottiene con queste formule semplificate. Quando si ha la flessione, si ha o, un raggio o uno spallamento o una gola. Allora, nel caso di spallamento, abbiamo 2 su D che è il contributo della flessione su provino liscio, e poi più 2 su R che è il contributo dell'incremento di gradiente locale dovuto alla presenza dell'intaglio. Qui abbiamo eh, l'inverso di D più D4. Quarti, cioè il raggio, medio, eh, il raggio medio di provino, naturalmente, qui abbiamo 2 su R, cioè l'incremento dovuto al raggio di raccordo. C'è un'analoga formula per quanto riguarda la trazione e compressione, evidentemente manca l'effetto del gradiente perché non c'è sul provino, c'è l'effetto del gradiente locale dovuto all'intaglio, quindi 2 su R, R raggio di curvatura. E poi, nel caso di momento torcente, le formule sono le stesse della flessione, ma invece di esserci 2 su R, c'è soltanto 1 su R. Ecco, queste sono le formule che si trovano in letteratura tecnica. I diagrammi di Siebel e stiller o analoghi, bisogna dire eh, subito una cosa, che la teoria di Siebel e stiller non è affatto l'unica teoria di questo genere, ma insomma, eh, queste teorie di questo genere non sempre sono... Disponibili, intendo dire. La teoria è sempre disponibile, ben inteso, però non sempre si hanno, eh, eh, si hanno i numeri. È chiaro che se noi abbiamo una bellissima teoria, ma poi la sperimentazione non ci ha dato e non ci ha dato in tabella normativa i numeri da mettere nelle formule. Eh, questo potrà valere come spiegazione teorica. Siamo felicissimi di essere stati bra così bravi dall'aver messo insieme due fenomeni apparentemente diversi, che erano l'effetto d'intaglio e l'effetto scala. Perfetto, abbiamo capito che esiste una relazione fra le due, ma poi non ce ne facciamo niente. Allora, o abbiamo per esempio le FAUDI, di, le Ferrari in Deutsche Ingegnere direttive 2264, mi pare, oppure non l'abbiamo. Nel caso in cui non avessimo niente, si usa un approccio un pochino più tradizionale, che poi è l'approccio più vecchio. E si usa per calcolare beta una formula più grossolana che è del seguente tipo: beta uguale a 1 più eta per alfa K-1 alfa è sempre maggiore di 1, quindi alfa k 1 è sempre positivo. Eta è un coefficiente di sensibilità all'intaglio che varia fra 0 e 1. Intendendo dire che quando il materiale è molto sensibile all'intaglio anche a fatica, eta vale 1 e quindi beta è circa uguale ad alfa. Se il materiale, per caso, non fosse assolutamente sensibile all'intaglio a fatica, basta mettere eta uguale a 0 e ci viene beta uguale a 1, come se l'intaglio non ci fosse. Questa formula, tanto per intenderci, c'è in tutti i testi, in particolare in questo classico testo su cui mi sono formato anch'io, che è un testo del 65. È una formula estremamente collaudata. E, e naturalmente quello che stava dietro a, a, a questa formula era che si sperava, almeno chi l'aveva costruita, sperava che eta fosse una caratteristica del, solo del materiale. Invece, noi abbiamo visto che eta o un numero che fa lo stesso gioco, in realtà deve tenere conto anche dell'effetto del gradiente. Quindi noi questa formula la possiamo prendere valida soltanto per pezzi meccanici di dimensioni non troppo lontane dalle dimensioni usuali, che so io, alberi di 30, 40, 50 mm al massimo e come valori largamente indicativo, diciamo che se ci perdiamo in un paese sperduto e non abbiamo diagrammi possiamo eh, grosso modo tirare e indovinare senza sbagliare molto con questi numeri, ma insomma è una formula che ha sempre dato buona prova, anche tenendo presenti i larghi coefficienti di intaglio che poi si prendono in realtà quando si studia la fatica. E allora indicativamente noi diremo, guardiamo insieme questa tabella, eh, perché questi sono valori puramente indicativi, noi diremo che gli acciai da costruzione con una buona duttilità i vecchi e, e vecchi, vecchi fino a qualche anno fa, no? adesso è cambiata la simbologia, ma insomma, non per tutti FE ses, tre, 360, FE 430 eta può essere considerato intorno a 0,5. Poi io ho scritto da 04 a 0,7, ma insomma intorno a 0,5. Quindi l'effetto d'intaglio viene sentito il beta è 1 più un mezzo di alfa meno 1. Ecco. Allora non so se per esempio alfa uguale a 3. 3 eh, meno 1 fa 2, un mezzo di 2 fa 1, 1 più 1 fa 2, la serie di questi conti con alfa uguale a 3 mi viene beta uguale a 2, tanto per intenderci, non si dimezza eh, alfa, si dimezza eh, alfa meno 1. Ecco, quello che è più interessante, eh, al di là dei miei conti così da formichina, i miei, eh, gli acciai bonificati con una resistenza grosso modo di 900 MPa, hanno un'eta di 0,8,09 e gli acciai bonificati di maggiore resistenza intorno a 1100 MPa hanno una eta di 0,9,1, cioè, come dire, gli acciai di migliore resistenza meccanica sono completamente sensibili all'intaglio, non c'è beneficio. Ecco quindi che in campo fatica le distanze che esistono fra le resistenze statiche dei materiali si accorciano, si accorciano eh, considerevolmente, i materiali di maggiore resistenza sono più sensibili all'intaglio in fatica. Gli acciai austenitici che hanno una grande duttilità sono poco sensibili alla fatica, le ghise in particolare, le ghise a struttura molto irregolare, le ghise lamellari non lo sono quasi niente. Nel Giovannozzi si trova scritto a un certo punto che le ghise non lo sono affatto, hanno sensibilità zero all'intaglio. Questo si spiega, si spiega nel senso che anche se io faccio una prova di fatica con provino liscio su una ghisa, le discontinuità interne sono tali da produrre in realtà un fenomeno equivalente a quello di un bel intaglio. Allora, anche quando io vado ad aggiungere sul provino un intaglio, dell'intaglio in fondo è già tenuto conto. Ecco perché sono insensibile all'intaglio. E questo rende interessante l'applicazione, più interessante che non osservando i rapporti dei carichi e dei datori statici. Le ghise quando le voglio usare in fenomeni che siano prevalentemente caratterizzati dalla fatica. Ci sono altre formule in letteratura. Questo lo dico soltanto per far notare che la teoria di Sibylle e non è l'unica: ce n'è più di una teoria che tiene conto, in qualche modo, del volume elementare, eh, che sono state tratte per altra via. Gli studi, ve l'ho detto, cominciavano a cavallo della guerra o poco prima della guerra, infatti gli inglesi, che certamente non si potevano sospettare di avere molte relazioni con i tedeschi in questo periodo, avevano sviluppato R.B. Haywood, nel, alla 1947 era stata pubblicata, quindi le ricerche sono state fatte prima, una formula che tutto sommato ci ricorda abbastanza la forma di Sibele Stiller. Lascio a voi esaminare questa immagine. Questa formula in questa forma è citata nel, nel già citato libro del professor Giovannozzi. Cosa succede quando si hanno sollecitazioni di intensità variabile? Allora immaginate con me di avere... Eh, qui stiamo parlando di un'altra cosa, immaginiamo di avere una sollecitazione e immaginiamo che, di avere nel tempo uno spettro di tensione per cui la tensione massima eh, abbia un andamento di questo genere, eh, nel tempo, sto parlando della tensione massima, che poi andrà corretta a diventare massima efficace, d'accordo. La tensione nominale, la tensione nominale nel tempo fa così. Allora, immaginiamo di aver ottenuto un diagramma e immaginiamo di notare, come capita molto spesso nella vita, che la macchina tutto sommato fa sempre lo stesso lavoro. Eh, I diagrammi non sono mai così semplici, ma insomma, il diagramma è ciclico, per cui se partiamo da un punto, ritorniamo poi allo stesso punto e il diagramma si ripete sempre alla stessa maniera, uguale a se stesso. Come conteggiare i cicli di fatica qua dentro? Ci sono più di un metodo. Il metodo che vi suggerisco io è il cosiddetto metodo Rainflow che può essere anche chiamato in un'altra maniera, metodo dei bacini, o in americano bathtub, cioè metodo vasca da bagno, un po' meno romantico come nome. Ehm, che si usa nel seguente modo: il diagramma temporale lo si prende. Vedete, io qui ho dato dei numeri per marcare i picchi, perché ero partito dal picco 1. Ma in realtà lo si deve considerare a partire dal picco più alto che c'è. E lo si fa terminare, intendo dire il ciclo, lo si fa terminare sul picco più alto. Quindi si individuano i due massimi. Bisogna stare attenti quindi che se uno traccia una linea fra i due picchi che considera come inizio e fine del conteggio, non ci sia nessun eh, picco che emerge all'interno. Questo funziona in questa maniera perché la procedura, che io non giustifico teoricamente ma le giustifico solo l'applicazione, funziona come segue. Immaginate di riempire materialmente questo bacino d'acqua. Poi lo vuotate partendo, levando un tappo immaginario nel punto più basso. Allora avete uno svuotamento e lo svuotamento massimo si ha facendo scendere il livello dell'acqua tra il livello del 12, quindi siccome in ordinate qui abbiamo delle tensioni, abbiamo la sigma del punto 12 fino alla sigma del punto 15. Una volta che abbiamo fatto questo dobbiamo ricordarci che allora abbiamo ottenuto un livello da 12 a 15, quindi un corrispondente delta sigma, eh, che è il doppio di sigma a, un corrispondente delta sigma 12-15 che sarebbe sigma 12 meno sigma 15 ovviamente, e abbiamo vuotato questo bacino e abbiamo lasciato pieno i bacini seguenti. I bacini seguenti possono essere bacini semplici, che si possono svuotare ognuno per conto suo, e quindi se svuotiamo questo abbiamo un livello 14-13, e quindi un delta sigma sigma 14 meno sigma 13. E qui il gioco è chiaro, qui abbiamo il livello 16, 17, qui abbiamo il livello 18, 19, qui abbiamo un bacino multiplo, il quale allora va vuotato nel suo punto più basso, idem dicasi per il bacino da 4 a 10, che va vuotato nel punto 9, e qui abbiamo un bacino singolo da 10 a 11, che ci dà, se vuotato, il dislivello sigma 10 meno sigma 11 vuotiamo i bacini singoli e multipli, i multipli ci danno dei bacini singoli, andiamo avanti finché il gioco non finisce. Tutte le volte che vuotiamo misuriamo l'abbassamento del livello d'acqua. Il conteggi ci portano a dire che nella prima figura avevo trovato il livello 12-15, sigma 12-15. sigma 15. Nella seconda avevo trovato questi, e quindi ripercorrendo le immagini chi mi ascolta potrà eh, ritrovarseli con calma. No? E nella terza figura avevo poi ruotato gli ultimi, quindi i verdi, eh, i gialli e i rossi. Ho trovato tutti questi livelli che a questo punto possono venire ordinati, ordinati per valore. Allora, li ordino per valore e trovo che quello più alto aveva il livello più alto, poi quello seguente aveva il livello più basso e così via. E qui mi sono riportato i dislivelli in base ai valori del diagramma che, ovviamente, non avendo dei fogli sotto mano, facciamo un po' fatica a ritrovare. E questo si chiama diagramma delle eccedenze. Si chiama del, diagramma delle eccedenze che può essere fatto in termini di sigma A o in termini di delta sigma, e qui è delta sigma, eh, perché mh, si ragiona così. Eh, ci si può domandare quanti sono i cicli che eccedono o sono uguali al livello di tensione 4-9? Sono 1, 2 e 3. ecco, In questo senso eh, si può chiamare diagramma dell'eccedenza. Bene, una volta che uno si è trovato tutti questi valori, che cosa ne fa? Fa un ragionamento e dice, eh, immaginiamo che a ciascuno di quei valori fosse associata una sigma media e quindi dovremmo anche tenere conto della sigma media. Quindi ognuno di quei delta sigma ha una sua sigma media. Allora, e immaginiamo che dai delta sigma, dividendoli per due, otteniamo le sigma alternate, come siamo abituati a fare di solito. Allora abbiamo tanti livelli di sigma alternate, ciascuno con il suo sigma medio. Allora, il sigma medio ci porta su una particolare curva di Wöhler. E poi andiamo a vedere il sigma alternato del livello, ne avevamo tanti, no? Il livello iesimo. Allora noi scopriamo che se abbiamo sotto mano la curva di Wöhler, al livello di sigma alternata iesimo corrisponde una durata massima che viene chiamata N con i asterisco. E adesso ci diciamo: in realtà per quanti cicli di quell'ampiezza è sollecitato il provino nella sua vita? È sollecitato per un numero di cicli N con i. Noi diciamo allora che il provino subisce a causa del livello di fatica sigma AI un danno parziale che viene rappresentato dal rapporto Ni numero di cicli applicati a quel livello diviso Ni asterisco numero di cicli che se applicati a quel livello porterebbero da soli a rottura. L'ipotesi di Miner, è un americano che lavorava intorno agli anni 40, è che questi danni parziali si sommino linearmente e quindi che la sommatoria dei danni parziali sia 1 ecco, quando si ha la rottura finale, che debba essere 1 abbastanza chiaro, perché se avessimo un ciclo di ampiezza unica, si avrebbe la rottura quando Ni, non guardate più la sommatoria, diventa esattamente uguale a Ni asterisco, cioè uguale al, al numero di cicli di rottura per cui si ha rottura. Quando si hanno danni parziali, la somma delle frazioni invece è uguale a 1. Questa formula viene ulteriormente elaborata nel seguente modo che vediamo con calma come segue. Ecco, allora, eh, moltiplichiamo ciascuna frazione n con i diviso n con i asterisco per 1, solo che 1 lo scriviamo in maniera utile, n totale diviso n totale. Poi raggruppo in questa maniera, l'n totale denominatore lo metto qua, l'n totale numeratore lo metto qui. Allora, qui abbiamo una frazione che è n con i. Cioè il numero di cicli applicati al livello iesimo diviso n totale, che è il numero totale dei cicli che a qualsiasi titolo, con tutti i livelli mescolati fra di loro, eh, sono applicati comunque al provino. Allora, n con i diviso n totale è il fattore di utilizzazione, cioè quanta parte della vita viene spesa a cicli di livello sigma a i. E questo, eh, dipendendo da i, rimane sotto il segno di sommatoria. L'n totale che ho messo qui può essere invece portato fuori, perché non dipende da, 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 dal, dalla variabile di sommatoria i. E quindi abbiamo questa espressione, minore o uguale a 1. Poi facciamo così. Eh, L'n i asterisco che ci è rimasto al denominatore della sommatoria, è, è parte della legge che definisce la legge che usualmente è usualmente ben approssimata con una legge potenza che definisce il tratto discendente della curva di Wöhler che abbiamo già detto una volta è sigma A a livello iesimo alla M per N con I, eh, M è una potenza, da 3 a 5 di solito vale, per N con I asterisco e questo è uguale a una costante che di solito si valuta come la sigma D alla M ovviamente, per 2 per 10 alla sesta che è la tipica durata convenzionale limite di fatica. E allora invertendo la formula, n asterisco uguale a 2 per 10 alla sesta sigma d diviso sigma i, il tutto elevato alla m. Prendendo questa quantità, mettendo la denominatore della frazione precedente e poi portando fuori dal segno di sommatoria ciò che non dipende da i, si ottiene, lascio a voi questo passaggio, questa formula finale, n totale per questo gruppo che è la sommatoria rispetto a i degli alfa con i sigma i alla m, minore o uguale 2 per 10 alla sesta sigma d alla m, che è il termine di paragone della legge eh, di, di Wöhler. E allora cosa succede? Che questa quantità in sommatoria fa le veci di una tensione equivalente media. E allora estraendo la radice si ottiene che questa tensione equivalente media è uguale alla radice emesima della sommatoria di cui ho parlato prima. Si ottiene così la tensione equivalente secondo miner. Questa è la tensione equivalente secondo l'ipotesi di miner.